e questo lui è fortunato. Magari vabbè. Se chiudete gli occhi. Allora, però secondo me lo conoscete più o meno tutti. Alzate, chi lo voi confondete, ci sta, anzi, facciamo questo esperimento. Adesso tutti, ma tutti, chiudete gli occhi. Vi guardo, tutti chiudete gli occhi. Anche tu che stai guardando le cosce della comica, dove sei? Poi prendi, ok. Occhi chiusi. Tutti occhi chiusi, perché ce li vedi chiusi? Tu vedi gli occhi aperti? Ok, benissimo. Vado? Occhi chiusi? Io sono il principe dei Saiyan! Maledetto Kakaroto! Lascia stare la mia Bulma! Basta. Questo mi piace di più. Allora, avete visto di tutto su questo palco? Li avete visti? Durante la giornata passavano, erano loro, erano in maschera, perché giustamente diventano supereroi quando suonano. E adesso sul palco, finalmente li sentirete con tutta la loro potenza. Signore e signori, il Cartoon Rock Party insieme a Miva e i suoi componenti! Thank you.
Come on, come on, come on.
Diario del capitano. Data astrale 7,6 YC e 44 gatti in fila per 6 col resto di 2. Siamo atterrati su uno strano pianeta. Qui i campi da calcio sono in pendenza e lunghi chilometri. E i palloni prendono forme strane e allungate. Ci sono pallavoliste che infrangono ogni legge di gravità, restando sospese ore ed ore a mezz'aria. Automobili che gareggiano con gli aerei e calciatori che saltano sulle traverse e crepano lunghi continui. Ma la cosa più sorprendente è che le nazionali del Giappone sono le più forti del mondo. Altro che Star Trek, questa sì che è fantascienza. Forte.
No, in realtà non ce ne freghiamo, torniamo indietro di qualche anno, là, alla corte di Francia. Queste maschere siamo riusciti ad entrare in qualche modo, intrufolarci in comodo nel mondo dei cartoni animati, un espediente è buono, non ci vede nessuno, però in realtà questo è solamente un modo per toglierci le maschere. Grazie dell'applauso spontaneo, io sto affogando, dovreste essere in tre con questa mia mamma, non mi vedo. Quindi, ciao mamma, ok. Allora, adesso però facciamo come se vi interessasse davvero qualcosa, ok? Ci togliamo le maschere, vi facciamo vedere il vero mondo dei supereroi. Allora facciamo. Oh. Dai, fate come se vi interessasse. Dai, dai! Oh. Signore e signori, ecco a voi il vero mondo dei supereroi. Ecco a voi il vero mondo. Dai, dita! Finalmente, dai. Deve essere un problema, me la rimetto, un bollino rosso. Diario del capitano, data astrale, la stessa di qualche canzone fa più una manciata di voti. Gli abitanti di questo pianeta sono davvero singolari. Un topo parlante dalle orecchie gigantesche ci ha introdotto a una nuova regione, abitata da gamberi cantanti, gatti jazzisti, suricati e facoceri amici dei leoni, galli cantastorie e altra roba da manicomio. Non mi fido di questi individui. Preferisco arrampicarmi su quel monte, che ho soprannominato Monte Olimpo. Chissà, forse lassù troveremo qualcuno disposto ad aiutarci. Oh,
le mani ancora abbassate. Non vi preoccupate delle lasciate pensate, va benissimo, non importa, tanto profumo non è buono neanche io, tanto non sentite. Sulle mani! Thank you.
Sincerità
questo fa, esatto. Questo è un segno d'amore verso il batterista. Sulle mani. So, 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 so. Oh, 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 oh. Piuttosto male sto dicendo. Adesso lo vedrete. Questo personaggio che abbiamo raccattato perché ci faceva un po' pena non si muove manco per scherzo. L'unico modo è se gli facciamo, gli mettiamo una base apposta. Allora inizia un pochino. La base è esattamente questa qui. Questo si chiama, è una cosa che i giovani chiamano match up. Pezzo una parte, pezzo un altro. We'll be right back.
paghiamo solo per fare questo video di te. Siamo arrivati, ci siamo su per giorni da scaletta, d'accordo?
Siamo stanchi. Siamo un po' stanchi. Che cosa succede quando voi guardate un film? Generalmente ci va bene se trucca non sia a casa, quindi a metà trucca non sia. Che cosa succede quando, cioè che ne so, i due protagonisti a un certo punto si stanno per baciare, no? Oppure arriva, si sta per scoprire l'assassino. L'assassino è... Cosa succede? Cosa c'è? Esatto, la pubblicità. E non possiamo fare niente. Ne mangio più da giorno, vuoi sapere perché? Prendetele, questo è il mio corpo. Chi è questo? Parlando di salato, lo dico che parte allora. Chi è questo? Si pasturano. Oggi c'è di cacao unico e irresistibile, originale. Allora vediamo, ragazzi, allora scusate, allora vorrei un applauso, non ho anche il mio voglio, ma veniamo qui a darvi da mangiare, ma che volete? Prego, prego, fate come se fossi a casa mia, ah, allora, queste sono le scadute del 2018, no? Nel senso, c'è un contest che lo facciamo tutte le volte, causiamo 3-4 morti, chi riesce a mangiare una di queste affari senza bere per 5 pezzi? Ok, ridi, tieni, coraggio. Grazie, grazie ancora, ciao, è finita. Per il prossimo pezzo io faccio sempre la solita domanda, è quello giusto, sì? Ok. Faccio sempre la solita domanda. No. È quello. No, faccio sempre la solita domanda, ma. Dicevo di nuovi pesantemente, come ci riprendete, ma sempre la solita domanda, cioè, ma lo vedete anche voi, lontananza? Io vedo il nostro come vecchio, proprio peso, ragazzi, diciamo, l'avete notato, insomma. In lontananza non vedo più il palazzo, le palle, ma io vedo una spiaggia, una spezza di immaginazione. Pensa ai cartoni che mi sono fatto. Laggiù, vedo una spiaggia caraibica, un galeone di pirati, sento cantare. Però io non so come arrivarci. Ha mangiato una cinella, io. Avrei bisogno di un passaggio, chissà. Con la moto d'acqua e i piedi sotto le ascelle, mio Dio! È Miss Buchanan! Mi sono passati male per le tue volte. Io vedo questa cosa, a parte l'avete mai visto un bambino con le cose? Mi sono venuti fuori. Vi ripeto, lo parliamo per fare questo video, fatemi un applauso. Ma abbiamo parlato di un galeone di pirati! Oh,
situazione. Faccio sempre la solita domanda, mi raccomando, fate finta di crederci, ok? C'è un pubblico giovane stasera? Ho sentito un pelato, che parte di... Ho sentito un rumore, penso fosse... Ah, ma la schiena, non so del genere. Ci riproviamo? C'è un pubblico giovane stasera? Pubblico giovane, vi facciamo un pezzo vecchio. Take it out.
veramente dal Jurassic Park. Io sono stanco. Io sono talmente stanco che vedo dinosauri. Sono felicemente scusate, potete venire sul palco del prossimo pezzo? Il prossimo pezzo parla proprio di noi. Dai un pezzo, dai. Dino passare sul palco, dai. Dino e Rino, forza. Dino e Rino. Intanto noi, vabbè, dai ragazzi, noi possiamo iniziare. Tanto il pezzo è qua, ora. Cioè, siamo stanchi. Dalle 11 che suoniamo, 11 di mattina, siamo stanchini. Troppo belli, troppo belli. Quindi facciamo un pezzo, ora si può, finalmente un po' tranquillo. Giusto? Ci rubano tutto quello che abbiamo. Maledizione. Lo dicevo io che era meglio farci una vacanza sul Plutone. Thank you.
Ah!
dovete passare qualcosa che rotola e la sua rotola. Diario del capitano. Data strada 3-3. Non possiamo far altro che fuggire. Il pastore mare in mano affamato ai Balcani e giorno a cavallo per raggiungere l'Enterprise. Ma il nuovo è forte e si è già munito di enormi robot per inseguirci anche nello spazio più profondo. Let's go.
Twitter, il nostro sito internet, attiva i suoi componenti, ci trovate sui social, ovunque, ci trovate anche su Fortnite, questo si ricorda con la rete, siamo l'unico, non c'è niente da vedere, grazie! Grazie all'organizzazione di Camera di Cornelia, per averci ospitato, grazie al comune di Camera di averci dato la possibilità di essere qui stasera, grazie a tutti voi ancora una volta. Soli cambio nella notte, ma se ricordi, chiamo allora.
Buonasera nuovamente a questa splendida seconda serata di Chiaveri Cosplay. Allora, ieri sera ne abbiamo visti di cotte di crude, ma stasera abbiamo superato soprattutto col suo splendido vestito questa bellissima serata. Si racconta come si sente questa sera? Questa sera è una grandissima soddisfazione, la giornata è partita alla grande, io mi sono presentata in cosplay ma tantissimi figuranti in giro per la città. La serata si è conclusa veramente la grande con i suoi componenti. Ho visto la città saltare e ballare, ripercorrere ancora una volta gli anni 80 ed è stato veramente bello. Domani sera sarà l'ultima serata, quindi si pensa che sia la più bella perché domani sera avremo un ospite eccezionale, un ospite d'onore qua a Chiavari. Domani sera l'ospite d'onore, gran finale con Cristina D'Avena, quindi ci aspettiamo davvero tanta gente e l'entusiasmo a mille. Che dire, Chiavari anche quest'anno ha superato tutti i suoi limiti. Io credo di sì, quest'anno veramente abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo e la risposta è arrivata forte e chiara. Perfetto, grazie assessore. Buonanotte, e buona serata, arrivederci, buonanotte. Grazie con voi.